Forse abbiamo sbagliato qualcosa, i modelli economici, chiamiamole così, negli ultimi anni. Come uscire? Come cambiare? Cambiamento è la parola più usata in questo momento, ma cambia ben poco. Non è che noi, in questo caso italiani, abbiamo sbagliato qualcosa. È che il mondo occidentale, il pensiero economico, paesi occidentali, e soprattutto la prassi economica negli ultimi decenni, precisamente da 30-35 anni a questa parte, ha ritenuto che il legame che per secoli è sempre esistito tra l'economico e il politico e l'etico fosse un residuo del passato. E quindi si è affermata questa posizione di una netta cesura, di una netta separazione. Si è detto che l'economia non ha nulla a che vedere né con la politica né con l'etica, quindi non ha bisogno di ricevere suggerimenti o direzioni né dall'uno né dall'altro. Quindi questa autonomizzazione dell'economia o del mercato ha finito col produrre i propri anticorpi, come era ovvio che avvenisse. In assenza di una sorta di controllo dialettico da parte delle altre sfere della società, l'economia ha finito col cadere nel vitello d'oro. Allora questo ha provocato l'avidità che ha preso possesso dell'attività finanziaria, ha determinato la sottovalutazione del lavoro, inteso come un residuo del passato, eccetera. E oggi evidentemente stiamo scontando quegli errori. Nel caso nostro, di noi italiani, a tutto questo che vale in generale si aggiunge un aggravante, e cioè la debolezza dell'assetto istituzionale sia sul fronte politico sia sul fronte economico. E cioè quello che ho detto vale anche per gli altri paesi. Però noi non riusciamo a reagire come un ammalato che ha difficoltà ad uscire. Perché? Perché le nostre istituzioni vuol dire regole del gioco, sono istituzioni che si sono nel corso del tempo ingessate e impediscono, l'esempio più tipico è la legge elettorale. Ora, è quasi un miracolo che nel giro di poche settimane, qui non è il caso di dire se va bene o se va male, se piace o non piace, non è questo. Il fatto è che almeno si è sbloccata una situazione. Se fare o non fare. Ma era da 15 anni. Altro esempio, pensiamo alle regole del mercato del lavoro, pensiamo alle regole del sistema bancario e via discorrendo. Cioè noi ci troviamo adesso, nel pieno di questa crisi, con maggiori difficoltà di uscita perché le nostre regole del gioco erano state falsate per ragioni che ormai tutti sanno, a partire almeno dagli inizi degli anni 90, da quando è iniziata la cosiddetta Seconda Repubblica. Ovviamente ne usciremo, perché su questo è certo. Il problema è che ne usciremo un po' con le ossa rotte. In questa fase di transizione molte, direi troppe persone hanno ingiustamente sofferto. Quindi i costi umani e sociali ci sono, però è ovvio che usciremo, anche perché agli italiani non manca l'inventiva e la capacità di, come dire, destreggiarsi di fronte alle difficoltà. Quando lei parla di economia civile, con una definizione, come potremmo dire? L'economia civile è una tradizione di pensiero tipicamente italiana, perché nasce a metà del Settecento in Italia, Napoli e Milano. E qual è la sua cifra? La sua cifra è, primo, quella di non separare la sfera economica dalla sfera politica e dalla sfera etica. Secondo, quella di considerare che il rinnovo o la modifica delle istituzioni, sia economiche sia politiche, è parte fondamentale dell'attività economica. In altre parole, l'economista civile non dice: posto che le istituzioni sono quelle che io vedo, cerco di adattarmi al meglio in maniera furbesca adesso, ma mi pongo il problema di modificare quelle istituzioni, i regimi ad esempio di proprietà, la governance d'impresa e così via. Significa anche fare impresa in un modo diverso. Esatto, per cioè, forza, pensare perché solo l'impresa profitto. Civile è, qual è l'esempio aureo di imprenditore civile per stare alla contemporaneità? L'esempio di Adriano Olivetti.
Adriano Olivetti erano un imprenditore, e come se lo era, però era un imprenditore civile, cioè un imprenditore che capiva che il suo ruolo non era solo quello di fare profitto e di intascarsi, ma di contribuire assieme ad altri soggetti alla elevazione del popolo e di coloro che abitavano su quel territorio, e di contribuire all'elevazione anche culturale. Ecco, questa è l'idea delle... Mentre invece è passata l'idea di un imprenditore a raffone che pensa solo a far quadrare i conti, a massimizzare il profitto a qualunque costo, a costo anche di violare le norme di legge, di evadere le tasse e così via. Per chiudere, professore, una parola per i giovani. C'è il problema di disoccupazione che sta travolgendo soprattutto una generazione. Non hanno certo responsabilità per quello che sta avvenendo, però da parte loro io consiglio di avere un po' più di verve, un po' più di, nella forma civilissima, ma la protesta ci deve essere. Oggi i giovani non protestano più. Qualcuno ogni tanto protesta in forma violenta e questa va condannata, ma la protesta civile che nasce da un dialogo civile noi non la vediamo più. Io lo vedo all'università, insegno all'università ormai da 40 anni e vedo che c'è una differenza tra la mia generazione di 40 anni fa e quella attuale. I giovani vengono all'università, si mettono lì zitti, prendono appunti, il loro unico scopo è superare l'esame per avere il pezzo di carta. Non c'è più quel rapporto dialogico, a volte anche dialettico, che è invece la premessa indispensabile per alimentare il pensiero critico. Oggi, in altre parole, abbiamo giovani che sono tecnicamente preparati, che sono anche professionalmente adeguatamente all'altezza di quanto, ma che non hanno sviluppato nessuna abilità relazionale, per cui immessi in un ambiente di lavoro non sanno produrre quello che i loro talenti producono. E questo perché evidentemente l'individualismo imperante ha fatto credere loro che è sufficiente che uno studi per poi acquisire le expertise necessarie. Questa è una pia illusione, perché la prima cosa che un giovane deve fare è di sviluppare i talenti orizzontali, cioè la relazionalità, perché è attraverso questo che l'inserimento nel mondo di lavoro è molto più facilitato. Cioè, un dato per farmi capire: come mai a parità di laurea, parità di voto di laurea, di università dove la laurea è stata conseguita, i giovani nel cui curriculum appaiono esperienze di tipo associativo vengono preferite ai giovani che hanno sempre condotto una vita individualistica? La raccomandazione dei giovani è: smettete di dare retta a chi vi illude dicendo che è l'individualismo libertario la via della vostra crescita e della vostra libertà. Thank you.